Corre veloce questo autista silenzioso, forse contrariato per l'ora, è una corsa imprevista. Lo sguardo fermo sulla strada, non mi guarda nello specchietto e non attacca bottone come gli altri. Ascolto il profumo del suo gelsomino infilato dietro l'orecchio e mi lascio portare. Arrivo di fronte al portone di una tipica casa locale, bianca e turchese, bollente come la lacca del suo legno. Mi viene incontro a Mel, festosa. «Sei sola?» Annuisco e il mio silenzio so che è un veto a non suonare questo tasto. In pochi minuti ho l'impressione di scivolare nel tempo, entrando nelle pagine di racconti di un altro mondo. La tavola è imbandita con cura ed essenzialità e ci sono tutti i profumi dal giardino tradizionale, mi racconta sua madre, dal gelsomino e non quello giapponese col suo sentore forte e un po' saponoso. Alla bougainville, a limone e arancio, verbena e menta. È un equilibrio tra profumi di fiori e sapori di frutti e di erbe, per infusi e per arricchire i piatti. Così sono i nostri giardini. È uno scivolare lento da una conversazione all'altra, tutta al femminile, nella quale si mescolano generazioni e luoghi. La nonna algerina, di famiglia nobile, proprietaria terriera, le figlie medico, una residente in Tunisia ma sposata con un italiano, e Scheherazade a Parigi da molti anni. Ah, dimenticavo, la piccola mia omonima, con il nome italiano che però, in Italia, tutti chiamano alla francese. Con un padre italiano e una famiglia algerina non capisco perché avrei dovuto darle un nome francese, interviene piccata la mia amica. Il discorso scivola tra un piatto e l'altro, tante piccole portate, dalla zuppa alle insalate, con una mescolanza di gusti e colori. Piccole porzioni, dice la mamma, perché gli algerini non sono così generosi. Hanno imparato a fare la scorta del cibo, quasi sussurra, le labbra allungate in un sorriso trattenuto. Ripenso alle serate con gli amici in Europa e soprattutto a Roma, dove si respira un'aria spesso lamentosa, stantia. Per me qui qualcosa suona strano, l'intreccio tra laicità e Corano, un ospite sempre presente. Il mondo arabo, quello autentico, è abituato a confrontarsi con la diversità e, per quanto mi riguarda, sono ostile tanto all'integralismo religioso quanto al vassallaggio, alla modernità rappresentata dall'Europa, apre la breccia Mel. Forse tu conosci la storia del giudizio universale, interviene Scheherazade, così come noi la raccontiamo. Un musulmano si presenta di fronte a Dio e chiede di essere ammesso in paradiso, malgrado i suoi tanti peccati. Chi intercede per primo è Gesù. Solo dopo interviene Maometto. Mosè tace. Non capisco se si tratta di un aneddoto o di un racconto teologico. Comunque sia, è solo la mia preoccupazione di distinguere le fonti, il mio spirito cartesiano. Appoggiarlo qui se vuole. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti, mi sentite fino in fondo? Magari alzo un altro po'. Benvenuti e grazie per aver accolto il nostro invito, per essere qui stasera. Ringrazio innanzitutto Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice, autrice di questo romanzo Impresa diretta sulla Tunisia post-rivoluzionaria. Ringrazio Catiuscia Magliarisi, giornalista e attrice, che ci accompagnerà durante la serata con delle letture di alcuni passi di questo romanzo. Ringrazio l'onorevole Mecacci di aver accolto il nostro invito di essere qui con noi stasera, appena rientrato da Tunisi peraltro, e ringrazio la LIDU, la Lega Italiana per i diritti dell'uomo, che ci ospita in questa bella sede romana. E a tal proposito cederei subito la parola al presidente della LIDU, l'onorevole Arpaia, per gli onori di casa, magari per un saluto. Io voglio ringraziare la giornalista e la scrittrice di questo interessante libro, che io appena appena ho dato uno sguardo in questo momento e purtroppo
non ho potuto, diciamo, leggerlo. Spero di farlo al più presto. Cioè, comunque già il soggetto mi sembra molto interessante e tocca argomenti che noi, diciamo, tutti i giorni trattiamo. La Tunisia, Tunisi, ha visto adesso il presidente e il presidente della Lega Tunisina dei Diritti dell'Uomo, che fa parte della Federazione Internazionale del Ligue des Droits de l'Homme, e quindi appartiene alla nostra famiglia. Garantisce certamente i diritti umani in una nazione che sappiamo ha sofferto, diciamo, in tutti questi anni di una posizione certamente non democratica e con posizioni che certamente hanno fatto soffrire proprio coloro i quali che devono più libertà, più partecipazione, più democrazia. Ora noi per questo siamo, l'argomento per noi è più che, come dire, è importante. È la primavera araba, l'Egitto adesso, ci sono state le elezioni, c'è l'attenzione da parte di tutto l'Occidente, perché l'Occidente ha perso l'occasione quando i giovani hanno fatto la rivolta. In quel momento tutti si sono trovati disorientati rispetto a una spontanea nascita della volontà di voler rinnovare nell'area del Nord Africa, nei paesi del Maghreb e del Medio Oriente, rinnovare la forma di governo e altro. Non vorrei fare interpretazioni, penso che l'onorevole meglio di me toccherà questo argomento, perché c'è stato, diciamo, la perdita di un momento importantissimo del rapporto Occidente-Europa e paesi in fermento per questo. Pare che pian piano si stia riconducendo riprendendo un rapporto, però tramite delle iniziative di stati, di nazioni, che garantiscono non solo all'Occidente, ma direi al mondo, un'azione che si sviluppa in questo momento quanto più, diciamo, vicino, direi, alla democrazia, perché come sappiamo finora era sfuggita. Ora questo per noi è fondamentale, insomma, fondamentale questo rapporto. Con Elia Valori, il quale ha fatto un ottimo intervento su questa pubblicazione, guardano adesso con attenzione alla Turchia. La Turchia che garantisce anche, e anzi direi proprio perché è un centro dove c'è, scusi, due parole e poi ho finito, garantisce le linee di accordo, diciamo, e di rapporto e colloquio con l'Occidente, e come l'ha fatto sia per sé, cioè all'interno della Turchia, se sappiamo la storia. Quindi noi seguiamo questo, e quindi questo diciamo, intervento in Tunisia romanzato, ma credo che abbia evidenziato, da quello che ho visto, proprio i punti più salienti con il rapporto diretto con la vita dei cittadini, del tunisino, diciamo. E questo per noi è importante. Faccio i migliori auguri di questo lavoro che voi conducete, e poi se ci possiamo vedere per distribuire poi questo libro, per acquistare ai nostri iscritti, perché certamente sarà molto interessante. Mi dispiace di non poter direttamente toccare alcuni punti, e faccio complimenti anche all'intervento che è stato molto attento. Quindi buon lavoro da parte mia, e grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Arpaia. Dunque, Tunisi, taxi di sola andata, docufiction, questo è il titolo di questo romanzo di Ilaria Guidantoni, edito da Norepli pochi mesi fa. Si tratta di un reportage narrativo dove in effetti ricerca giornalistica e percorso personale della protagonista di questo romanzo si intrecciano, restituendoci come un affresco corale costruito proprio attraverso le testimonianze, i racconti, i resoconti,
le condivisioni che le persone, che questa Sophie, questa giovane donna francese di origini italiane a Tunisi in un viaggio per una settimana durante il mese di Ramadan lo scorso agosto, incontra in questo suo percorso proprio attraverso le vie di Tunisi. E, è interessante, e qui mi riaggancio subito con una prima domanda all'autrice, come sia scrittrice che giornalista, tra l'altro, lei abbia scelto di raccontare un evento così straordinario, così interessante anche da un punto di vista giornalistico, con un linguaggio non necessariamente, non direttamente giornalistico. Penso per esempio a un reportage sulla Tunisia post-rivoluzionaria, piuttosto che un saggio che in qualche modo provi a districarne, comprenderne la complessità. Ecco, Ilaria Guidantoni, pur essendo giornalista da parecchi anni, ha invece deciso di dedicarsi e di provare a indagare questa realtà così complessa e articolata attraverso uno strumento linguistico completamente diverso, lontano dal giornalismo, proprio uno strumento più letterario, il romanzo. E la mia prima domanda è proprio riguardo alla scelta di questo stile. Dalla rivoluzione all'inizio del mio progetto di scrittura sono passati pochi mesi alla fine, dal quel 14 gennaio che ha visto le mie emozioni sconvolte, proiettarsi in una lettera aperta sul blog, diventare poi un instant book, tra l'altro introdotto sempre dall'onorevole Mecacci, con il quale ormai stiamo facendo questo percorso rivoluzionario a distanza, poi alla scrittura che era cominciata all'agosto 2011, ma è stato tutto molto veloce. In questo passaggio però c'è stato già un primo che instant book, che io ho chiamato reportage del cuore, per arrivare a una dilatazione dell'emozione in una veste di romanzo. Perché questo? Perché in quei mesi che sono passati io ho letto tanto, tutto su testi tunisini o franco-tunisini o algerino-tunisini, italo-tunisini, ma sicuramente da parte, diciamo, della stampa francese o tunisina. Ed era tutta saggistica, tutta impresa diretta. Io avevo voglia di raccontare un'altra cosa, cioè di raccontare le emozioni, di raccontare come un terremoto politico, un terremoto sociale si riflette nella vita di persone comuni, qualcuno famoso, qualcuno intellettuale, e soprattutto di che cosa succede nella vita di una donna occidentale. Quindi un punto di vista diverso, senza la pretesa di essere scientifica, esaustiva, di dare una tesi, ma in un certo senso ripercorrendo quello che era stato il mio viaggio sconvolgente all'interno della rivoluzione. Ed è stato un po' come raccontare una metafora. L'idea è quella che per raccontare appunto una storia si può scegliere un formato di cronaca, un formato razionale, o invece si può raccontare attraverso una storia, cioè quello che è stato Giulietta e Romeo tanti anni fa, quello che è stato West Side Story per altri popoli. E io ho raccontato la storia di Sophie. In effetti di questo doppio linguaggio, questo doppio approccio si evince anche dalla prosa di questo romanzo, dove si intrecciano dei periodi, dei passaggi in cui è molto chiara questa tendenza letteraria ricca di suggestioni molto poetiche, anche estremamente sensoriali, che ci restituisce una Tunisia molto vivace, molto ricca nelle descrizioni degli odori, dei suoni, dei sapori, di questa luce mediterranea molto struggente, anche molto affascinante. E a volte la prosa invece si fa improvvisamente più asciutta, più secca, più puntuale, no? con uno stile propriamente giornalistico, a seconda un po' anche degli incontri che Sophie fa in questo suo viaggio, a seconda dei momenti, anche delle pause di riflessione più intimista che la protagonista ci regala in questo suo viaggio, che non è solo attraverso la Tunisia, ma è anche e soprattutto un viaggio personale. Il romanzo si svolge nell'agosto del 2011, come dicevo prima, in pieno mese di Ramadan a Tunisi, in un periodo tutto sommato particolarmente intenso per tutto il Mediterraneo, un Mediterraneo agitato da fortissimi venti di cambiamento da Rabat fino a Damasco. E allora vorrei sapere che cosa l'ha portata proprio a Tunisi e proprio a parlare della Tunisia. Se
mi alzo perché ho paura che qualcuno non riesca a vedermi, magari è spiacevole. Proviamoci, con due microfoni, vediamo. Ma più che quello che porta la protagonista ad andare in Tunisia è una vicenda personale. Sophie scende a Tunisi per cercare di capire la rivoluzione, ma anche per ritrovare una persona dalla quale volontariamente si era allontanata, e chi avrà voglia di leggere il romanzo scoprirà come finirà la loro storia e quanto la rivoluzione e le vicende che sconvolgono appunto la Tunisi ribelle dello scorso agosto e poi l'assestamento dopo le elezioni determinerà e come inciderà sulla loro vita. In qualche modo questo è anche un percorso personale, nel senso che io frequentavo Tunisi ormai da anni. È stato il momento della presa di coscienza, cioè di capire quanto in effetti Tunisi fosse importante per me. Nel momento in cui non si trovano ad esempio le persone, non si sa dove sono finite i giorni della rivoluzione, è successo che evidentemente uno capisce dov'è il proprio cuore. Quindi la Tunisia è stato il tentativo di immergermi in una realtà che già conoscevo. In effetti quello che ho cercato di fare è uno sforzo, penso che si veda volontariamente anche il lavoro dietro le quinte, è cercare di non guardare al Mediterraneo come se ci fosse una sola direzione, cioè come se la direzione giusta fosse quella del nord dell'Europa che guarda al sud del Mediterraneo, ma di starci dentro come in una barca che a seconda del vento può trovarsi puntando a nord o a sud, ma dove non esiste un nord prefissato, come se ci fosse una porta girevole, uno scambio, un incrocio. Quindi l'idea di non guardare diciamo con un punto di vista troppo occidentale, di fare un tentativo per ascoltare, per riferire più che per proporre. E per questo ho scelto la Tunisia, perché era l'unico paese oltretutto nel quale io avevo una certa confidenza con l'ambiente. Grazie Ilaria. I tassisti di Tunisi sono nel romanzo dei veri e propri coprotagonisti, che in qualche modo sono capaci di rendere non solo un semplice spaccato della società tunisina, una sorta di chiave di lettura trasversale, ma soprattutto un quadro molto complesso e articolato delle emozioni che agitano il popolo tunisino nelle settimane immediatamente successive alla rivoluzione e soprattutto nelle settimane di attesa del primo appuntamento elettorale della storia della Tunisia dagli anni dell'indipendenza in poi, dopo i durissimi decenni della dittatura. Allora mi vorrei sapere che cosa è che l'ha portata a scegliere, diciamo, questa chiave di lettura, identificando proprio nei tassisti di Tunisi una lente di ingrandimento attraverso la quale in qualche modo avere un approccio più diretto e più immediato con il sentimento del popolo tunisino. I tassisti sono il primo punto di contatto quando si arriva in un paese straniero, e soprattutto quando ci si ferma per poco tempo generalmente diventano il nostro accompagnatore. A Tunisi, tra l'altro, di tassisti ce ne sono tantissimi, tutti uomini, non è un mestiere per donne quello di tassista a Tunisi, quindi si vede uno spaccato già particolare, e sottolineo questa cosa perché la società tunisina non ha preclusioni invece nei mestieri per donne, nel senso che si incontrano donne giudici, poliziotti, addirittura piloti d'aereo, politici, medici, anzi i medici tunisini donne sono particolarmente stimate, quindi è interessante questo fatto che il tassista resta un mestiere da uomo. I tassisti a Tunisi costano poco, se ne trovano tantissimi, si prendono per strada, si prendono senza difficoltà. Questo significa due cose: che si va molto in taxi, e quindi è un mondo che io conoscevo bene, e oltretutto che avendo un costo contenuto, il tassista trasporta persone di tutti i ceti sociali, non è un mezzo di elite in qualche modo come può essere in Europa, e questo è ulteriormente interessante perché ascolta voci diverse. Ora, la prima volta che sono arrivata a Tunisi, e questo mi ha incuriosito come tutti i divieti che ci vengono posti, mi è stato detto non confidenziare con i tassisti e non parlare di politica. I tassisti sono spie del regime nella maggior parte dei casi.
questa cosa mi ha in un certo senso freddata, ma anche un po' incuriosita a voler sfidare e capire invece di che cosa si trattava. Qualcosa deve essere successo, perché nei giorni della rivoluzione non si trovavano più taxi, ma poi i tassisti sono tornati. Sono tornati e non sono più stati il grande orecchio del regime, sono diventati tutti rivoluzionari e quindi sono diventati degli accompagnatori molto divertenti in questo senso, perché con loro parlando Sophie è un incalzare costante di domande, scopre tanti aspetti, cioè nel taxi e nel traffico di Tunisi si passa molto tempo, oltretutto non c'è l'ansia da tassametro come in Italia, quindi ci si intrattiene volentieri. Ci sono i simboli religiosi della preghiera, diciamo la corona della preghiera con i 99 grani che sono gli attributi di Allah, che corrisponderebbe, per usare una brutta traduzione, al nostro rosario. Si beve, si mangia, si fuma, non ci sono regole tra l'altro come da noi, e si sente molta musica, quindi il romanzo ha una colonna sonora abbastanza vivace, perché racconta un po' anche come cambiano attraverso la musica che si ascolta nei taxi i gusti e quindi che cosa sta succedendo con la rivoluzione. E poi nell'epilogo c'è un'altra scoperta: i tassisti diventano più vicini ad Ennahda, con qualche punta invece di dissidenza. Ed è interessante capire come questo mondo racconta una versione o l'altra. C'è tra l'altro un dialogo tra i tanti interessanti con i tassisti tunisini, a mio parere, nel quale ad un certo punto il tassista, che si esprime male in francese, parlando con Sophie, un po' gesticolando e lei cercando di interpretare qualche parola in arabo, le dice: Ennahda ha capito di che cosa avevamo bisogno, della dignità che per noi è il lavoro. Lavoro, lavoro, ripete come un mantra, questo ci darà. E poi con una saggezza popolare immediata che ci dà però il senso vero di quella che è stata un po' la rivoluzione, dice: comunque abbiamo tenuto 23 anni un regime, siamo stati capaci di rovesciarlo, oggi abbiamo capito come si va in piazza, se Ennahda non ci soddisferà non la voteremo più, saremo capaci di dire no, ormai abbiamo imparato. E la cosa poi divertente è che dopo aver scritto questo libro, quando io sono tornata ero condizionata, e ogni volta che salivo su un taxi pensavo: adesso cosa gli chiedo, cosa devo sapere, e poi dicevo: no, puoi rilassarti, non hai più bisogno di sapere nulla, invece ci sarebbe molto altro da imparare, ma insomma questo sarà nei prossimi capitoli. Grazie. Leggo un piccolo passo dalla prefazione del libro del regista tunisino Mourad Bensheikh. A proposito, tu perché sei qui? Per cercare di capire. Sono annoiata dell'Europa, disgustata dalla sua autoreferenzialità. La sua mancanza di curiosità verso il Mediterraneo mi irrita. Voglio ascoltare nuove voci. Forse ho soltanto bisogno di ascoltarmi fuori da quel caos. Sophie è in effetti insofferente e molto critica verso un atteggiamento di cecità e autoreferenzialità che in qualche modo caratterizza l'approccio dell'Europa, di questa pigra Europa stancamente borghese, ripiegata sempre più su se stessa, che è troppo affaticata e distratta per interrogarsi in maniera costruttiva, effettivamente oggettiva, sulla complessità e sulle dinamiche che attraversano il sud del mondo. E Sophie decide dunque di partire voltando le spalle al vecchio continente, abbandonando la Francia e la sua regione, il suo paese d'origine, per andare in cerca di questo altro, di questo altrove un po' esotico, affascinante, che in qualche modo la intriga, la incuriosisce. È dunque un approccio esotizzante, un po' orientalista, che inizialmente spinge Sophie a fare questo viaggio. Approccio che nel corso del romanzo, dico io maliziosamente, per fortuna in qualche modo viene abbandonato, per far emergere una drammaticità, una complessità improvvise, inaspettate, completamente diverse dall'approccio iniziale. E in qualche modo si intravede, si percepisce il sorgere di una terza via, di una sorta di altro modo completo, un modo completamente diverso di approcciare l'alterità, di interrogarsi sulla complessità che si nasconde dietro questo altro da me. E in qualche modo nel libro si percepisce un segnale di speranza, come una nuova apertura verso un nuovo dialogo possibile. Sì, direi che, come spesso accade, si va in un posto per caso, per errore, per curiosità, un po' per tutte le cose insieme, e qualche volta uno si innamora, è come si innamora delle persone, dei luoghi.
viene travolto dalle emozioni e da un momento iniziale che è idilliaco. Poi chiaramente, come dire, il panorama si fa chiaroscurale ed è un po' quello che succede a Sophie. Quindi da questa visione un po' oleografica, forse noi diciamo esotica, dal gusto folcloristico che ha inizialmente della Tunisia, scopre invece il volto delle contraddizioni come di ogni luogo. Cioè in fondo l'incontro dei luoghi e l'incontro delle persone è un po' anche questo il messaggio del libro. È molto intrecciato, cioè il viaggio, la meta è disegnata dagli incontri con le persone. Questo si vede molto bene, secondo me, nel percorso di Sophie. Non so se si vede bene nel libro, cioè nel senso che non so se io sono riuscita a rendere questo viaggio dove sullo sfondo stanno i monumenti e in primo piano stanno sicuramente gli esseri umani. È un viaggio che diventa in qualche modo anche un viaggio iniziatico, cioè lasciare l'Europa, lasciare un certo tipo di impostazione dei media, questo senso di delusione di gente che preferisce lamentarsi invece che rimboccarsi le maniche, diventa poi una metafora. L'idea che porta Sophie avere il coraggio di una conversione è proprio questa, cioè i tunisini le insegnano che il coraggio di sognare e che la paura di sognare, la paura della libertà è ancora peggiore. Questo mi sembra il messaggio fondamentale che lei riceve ascoltando. Ecco, forse nel percorso di Sophie c'è non solo una veste, secondo me, un po' orientalistica nell'approccio iniziale, ma anche un po' presuntuoso, molto parigino all'inizio, e poi piano piano invece si ammorbidisce e da parola diventa soprattutto ascolto. Ascolto e apertura alla vita, e il finale aperto lascia proprio questa idea dell'apertura, del guardare oltre. A proposito di media, informazione, giornalismo, Primavera Araba, Rivoluzione 2.0, Rivoluzione dei Gelsomini sono solo alcuni esempi dei numerosissimi stereotipi culturali che la stampa internazionale si è affrettata a cucire addosso a un fenomeno così complesso e difficile da comprendere di fatto. E complesso e soprattutto inaspettato per questa Europa che, come scrive Sophie nel suo racconto, non si accorge quasi mai di nulla. E questo accade molto spesso perché il giornalismo, i giornalisti, non svolgono con serietà e onestà intellettuale il loro dovere primario, la loro missione primaria, cioè informare. E a tal proposito vorrei appunto avere da Ilaria, come scrittrice, come cittadina e soprattutto come giornalista, una suggestione su questo. Ci sono tanti punti di criticità e tanti momenti di critica forte anche nei confronti della strumentalizzazione, dell'uso strumentale dei media che viene fatto al di qua e al di là del Mediterraneo, e dell'uso strumentale che i media in tutto il mondo, soprattutto in Europa, comunque hanno fatto delle primavere arabe, delle cosiddette primavere arabe. Vorrei avere qualcosa su questo. Sì, ma forse dal mondo della stampa, diciamo, tunisina, prima della rivoluzione ci si aspettava, anche perché era talmente evidente, come dire, la posizione di giornali nei quali le foto del presidente campeggiavano, un certo tipo di retorica, di linguistica, era tutta orientata in modo talmente smaccato da non essere credibile. Quindi, come dire, si era preparati alla cattiva informazione o un'informazione distorsiva, ma per chi vive lontano da un luogo, chi non conosce la lingua, è molto difficile riconoscere, e il percorso che io ho fatto personalmente è stato sconcertante, perché intanto ha suonato come un allarme interiore il fatto che se io non fossi stata informata direttamente dalle persone sul luogo avrei avuto un'immagine completamente diversa della rivoluzione. Questo vuol dire che per tutti i luoghi che non mi sono familiari, che sono la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità del mondo, perché nessuno di noi può ovviamente vivere contemporaneamente in tutte le parti del mondo e conoscere tutte le lingue del mondo, la mia informazione è assolutamente parziale. E quindi c'è stato questo senso di impotenza, di rabbia e anche nello stesso tempo di assunzione di responsabilità, dicendo per quel poco che ognuno di noi può, del mondo, del proprio quartiere, del proprio piccolo luogo che elegge a patria elettiva oltre la patria naturale, forse deve impegnarsi a dar voce traducendola
in un'altra lingua, che per me è ovviamente l'italiano, per i francesi sarà riportarlo in Francia, per un tedesco che vive la Tunisia sarà riportarlo alla Germania. E fare questo sforzo, cioè assimilare questa cultura locale e renderla digeribile agli altri. Sicuramente c'è molta rabbia in Sophie, molta intransigenza anche, perché alcuni episodi che non abbiamo qui il tempo di raccontare, che io ho vissuto direttamente, sono stati sconcertanti. Cioè essere in un luogo, vedere con i propri occhi alcune cose e in contemporanea praticamente sentire i telegiornali nazionali italiani delle notizie sugli stessi luoghi assolutamente false e non seguiti da smentite, è abbastanza disorientante ovviamente. Quindi uno si chiede che cosa succede quando uno non ha questi strumenti. Questo è secondo me il tentativo che si deve fare, cercando appunto di ascoltare, cioè di farsi orecchio degli altri più che portavoce. Per restare sul tema degli stereotipi e degli stereotipi culturali, le donne che Sophie incontra nel suo viaggio sono intraprendenti, ben informate, molto colte, militanti per il rispetto e l'affermazione dei diritti civili. Sono donne istruite appunto e molto, molto coraggiose. Penso per esempio alla giovanissima blogger che Sophie incontra e ha modo di intervistare. Penso alla donna femminista che incontra nel souk di Tunisi e tante altre figure femminili, come ad esempio le donne di origine algerina che ospitano Sophie in questo banchetto serale durante il mese di Ramadan. E sono dunque figure femminili molto lontane dagli stereotipi culturali sulla donna araba, sulla donna nel mondo arabo, che in qualche modo negli anni si è sedimentato nell'immaginario collettivo occidentale. E può dirci qualcosa proprio sulla sua esperienza in proposito? Qui si aprirebbe un capitolo che ci porterebbe via giorni e stagioni. Forse basterebbe una parola: non esiste la donna araba, esistono le donne del mondo arabo e tante donne arabe. L'arabo è una lingua che accomuna e nel quale è stato scritto il Corano, e in questo senso accomuna da un certo punto di vista tutti i popoli che parlano l'arabo, che non necessariamente sono però arabi, cioè possono essere berberi, possono essere neri, bianchi e così via, e accomunano per esempio gli ebrei che vivono nel mondo arabo parlando arabo, oppure accomunano tutti i musulmani che possono essere però di nazionalità e razze diverse. Quindi ovviamente è un mondo, dico qualcosa di estremamente scontato probabilmente, però sul quale non si riflette mai abbastanza. Noi usiamo il termine primavera araba, se mai si possa parlare di primavera araba si dovrebbe parlare di primavere arabe, perché ogni paese ha avuto la sua rivoluzione. Tra l'altro il termine arabo rivoluzione è un termine già difficilmente traducibile nel nostro linguaggio, quindi le rivoluzioni normalmente si preparano. Qui è vero che covava la protesta, ma non è stata una rivoluzione preparata nel senso ideologico tradizionale al modo occidentale, è stata forse più una rivolta che poi è stata una sollevazione che ha rovesciato un regime. Per tornare invece al tema delle donne, considerate che la donna tunisina è un'eccezione, direi, nel mondo arabo, anche magrebino. Non vive la rivalità marocchina o addirittura un certo astio rispetto al mondo francese, perché non sono stati colonizzati nel senso vero. E i tunisini da sempre vivono come un popolo contaminato nel senso buono del termine, cioè che è nato dalla fusione di popoli, che però è diventato unito, non si è mantenuto in un sistema tribale come l'Algeria, e che ha parlato lingue diverse, culture diverse, le ha assimilate. Quindi le donne tunisine, le ragazze soprattutto, presentano molte contraddizioni che sono però anche la loro esperienza di vitalità. Tra l'altro esiste dai tempi di Bourguiba, quindi dalla liberazione della Tunisia nel 1956, della costituzione diciamo di una Tunisia moderna, una forte attenzione per la sanità pubblica. In un passaggio del libro si dice: la parola medico è magica in Tunisia e soprattutto le donne hanno una grande considerazione come medico, perché le donne sono state portatrici del mondo della sanità. Considerate che nel 1957 si facevano già politiche di pianificazione familiare, che c'era già il divorzio, cioè una cosa sconcertante per il nostro mondo italiano, in parte anche per quello francese. Quindi la cosa
pazzesca che Sofia all'inizio rimane sconcertata, perché si rende conto che lei sta dall'altra parte, cioè lei è l'aspetto retrogrado rispetto all'Islam, che già nel proprio contenuto ha assorbito un certo tipo di modernità. Quindi noi forse leggiamo attraverso un velo, cioè un velo nel senso proprio di indumento, qualcosa in modo distorto. Le donne che noi vediamo ad esempio velate, che riconoscono in questo un loro sistema identitario e tradizionale, sono donne che magari sono in rete, lavorano al computer, sono estremamente emancipate. Quindi attenzione, ecco, questo è un po' diciamo il primo lavoro di decodificazione che Sophie cerca di fare, delle contraddizioni. E il fatto che la Tunisia sia molto abituata alla contaminazione è evidente, per esempio, quando noi vediamo al caffè donne sole e vediamo anche che molte donne in compagnia tra di loro molto diverse una dall'altra. Non è che le donne velate non si accompagnano con le donne non velate o c'è una separazione. Ognuna pratica la propria religione, la propria modalità, e ad esempio ci sono racconti molto belli sulle donne che si ritrovano al mercato, ovviamente musulmane ed ebree, perché più facilmente acquistano cibi, tra virgolette, simili, usiamo questa espressione un po' così grossolana, rispetto al mondo del cattolico, soprattutto in certi periodi dell'anno. Quindi è interessante questo tipo di dialogo, e questa è una prima osservazione, oltre al fatto dell'istruzione, perché le donne tunisine sono mediamente molto istruite, tutto il paese è sempre stato istruita ed è stata curata come un senso di parità. Non esiste il concetto che in Tunisia la donna non venga istruita al pari dell'uomo. È una cosa che per esempio non esiste proprio nella tradizione, quindi oltretutto bisogna anche distinguere sempre quello che è tradizione politica da quello che è religione. L'altro elemento invece interessante che esce con la rivoluzione è che, tra virgolette, le donne approfittano promuovere le proprie stanze, le cosiddette tre riserve, perché finalmente come dire, hanno una possibilità di espressione libera. E qui si evidenzia quello che da noi è stato il movimento femminista degli anni 70 in tutto il suo, come dire, nascere emozionale e anche nel rischio di certe deviazioni. In un dialogo, proprio appunto nella casba, in una terrazza, si svolge questo incontro con una donna che Sophie conosce per caso in una libreria, nel banlieue nord, alla Marsa, nella libreria Millefeuille, che poi è una dei centri culturali, in qualche modo protagonisti anche del libro. Questa donna la fa riflettere sul fatto che le istanze di femminismo, quando sono così esacerbate, in un momento in cui invece bisognerebbe rimboccarsi le maniche e non fare questioni di lana caprina, sono da mettere in secondo piano, non come una rinuncia, ma rispetto a dei valori più importanti che devono essere messi a fattor comune. E queste due anime, diciamo, di emancipazione esasperata e da una parte invece di interesse per il bene pubblico, si evidenzia molto come un percorso che la donna tunisina sta facendo. Tra l'altro, l'ultima cosa che voglio dire in questo passaggio è che durante la rivoluzione gli uomini hanno appoggiato molto queste istanze, e qualche donna tunisina così ironicamente ha detto: perché in quel momento noi eravamo anche il loro braccio e sostegno nella rivolta, perché le donne hanno avuto un ruolo molto importante nella rivoluzione, anche di grande generosità rispetto ai propri figli, compagni, mariti. Dice: adesso non vorremmo che qualcuno facesse marcia indietro. Ecco, quindi è un lavoro sul quale innescare. Mi sembra a questo proposito interessante la figura di Sadika Keskes, che è una designer che incontra Sophie, perché questa donna, che è designer raffinata, che ha nella realtà allestito molte case di Parigi, che serve la buona borghesia tunisina, si mette a lavorare con dei progetti minimi finanziati dall'UNESCO per il recupero delle zone rurali, e cerca un'emancipazione femminile attraverso il recupero della tradizione, dove recuperare la tradizione non significa tornare indietro, ma valorizzare quella parte del paese, per esempio la parte appunto rurale, che il regime di Ben Ali ha distrutto, perché agli occhi dell'Occidente l'importante era far vedere la capitale e i luoghi di mare di turismo. E quindi il recupero per esempio della grande artigianalità tunisina ad alto livello, depurandola dagli elementi etnici, ma facendola essere un elemento di cultura,
è un modo nuovo, una terza via, ecco, quando si parlava di terza via, per conciliare in qualche modo, adesso dico, nord e sud, no? Quindi esigenze del mercato ed esigenze della tradizione. Fermatemi perché io magari, grazie, nell'entusiasmo potrei raccontarvi molte cose, quindi ecco, datemi La conversazione torna di nuovo a ricordo di mondi che non esistono più. E nel riascoltare le parole della mamma di Amel provo una nostalgia delle storie della mia nonna italiana. Mi prende in disparte con un fare garbato e insieme risoluto, come se volesse affidarmi vicende che neppure le figlie conoscono fino in fondo. Un tempo le famiglie vivevano tutte insieme, generazione dopo generazione. Nella nostra tenuta in campagna siamo addirittura arrivati ad essere in 50. Il mio stupore si fa notare. Case enormi, ma senza promiscuità. La sera ci riunivamo nel giardino interno e si giocava, si raccontavano storie, qualcuno suonava e cantava. La mia presenza trascina il discorso nuovamente sul presente, con un triplo salto mortale. Quel mondo bucolico cede il posto alla prosa dei tafferugli politici, delle meschinità giornalistiche, della distanza dall'Europa. Proprio da quel Mediterraneo che dovrebbe unire. Guardarci da fuori e vedere un quadro d'antan con quattro donne che conversano sotto il portico in una sera d'estate, sorseggiando tè alla menta, degustando datteri farciti e sgranocchiando frutta secca. Eppure il tono della conversazione è tutt'altro che edulcorato. Forse è arrivato il momento della repressione, dice secca Mel, parlando del lassismo che circola in città. Il mio sguardo è più che eloquente di una risposta. Sofì, questa non è democrazia, ribatte. È una pericolosa anarchia, molti stanno approfittando della buona fede di chi ha creduto nella rivoluzione e si aprono spazi pericolosi agli estremisti. Come i salafiti? Merde. Questo sono terroristi e basta. In città la paura sta aumentando e la gente non si sente sicura perché si stanno moltiplicando gli atti vandalici. La polizia un po' è latitante, un po' è costretta a camuffarsi perché è mal vista in quanto ricordo del regime. E in fondo cos'è la democrazia? Il popolo non è pronto a gestire la situazione e non c'è una classe dirigente in grado di realizzare un modello socialista, interviene la mamma. Forse mi sono persa qualcosa. In questa rivoluzione non c'è un leader, ma c'è l'idea chiara di un modello da realizzare? Chiedo quasi tra me. Al di là delle formule, ogni popolo chiede il rispetto della propria identità, la libertà e il lavoro, forse perfino banale. L'importante però è fissare delle regole. Probabilmente perché ha vissuto delle rivoluzioni o delle guerre o dei processi storici violenti, è così. Chi vive magari una pseudodemocrazia in ogni modo garantista, come me, è sempre stupito da un'insurrezione. Sei stata proprio tu, Amel, in una delle nostre telefonate durante i giorni del coprifuoco a dirmi la Tunisia stava vivendo una rivoluzione, quando ancora in Europa si parlava timidamente di disordini. L'Europa non si accorge quasi mai di nulla. Basta leggere quotidiani europei per capire la distanza dalla realtà. La Francia è complice, l'Italia assente. Forse chi ha vissuto da colonizzati come noi ha ben presente i rischi della restaurazione, interviene la madre con il suo parlare lento, composto, come a tenere a bada un fuoco che le arde dentro. Esistono mode anche per i crimini contro l'umanità e c'è un tempo della pietà in ogni causa umana. Qualche anno fa è stata riscoperta la causa armena, ricordate? Un fiorire di iniziative culturali, articoli e poi tutto si è spento. L'Algeria è stata dimenticata e la rabbia è esplosa, ritorcendosi sul popolo stesso. Temiamo la stessa cosa in Tunisia e per questo il nostro entusiasmo rivoluzionario si è raffreddato.
la rivoluzione tunisina come quella egiziana, come la guerra civile in Libia e in Siria, hanno tutte l'obiettivo di rivendicare libertà, dignità, lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino, di ogni essere umano, verità, giustizia, riconoscimento dell'individuo e dei suoi diritti fondamentali, rispetto. Quali diritti umani universali, a prescindere dal contesto sociale, culturale, politico, economico, religioso nel quale l'essere umano cresce, nasce e sviluppa la propria coscienza politica come cittadino. E questo in qualche modo sta rivoluzionando, mi auguro, stia rivoluzionando il nostro modo di approcciare alle dinamiche del sud del mondo. Per molto tempo in Europa, in Occidente, si era pensato che la coscienza sociale, il senso di cittadinanza fossero prerogative solo occidentali, dovute proprio al percorso di individuazione dei popoli che in qualche modo c'è stato per la storia che abbiamo avuto qui in Europa, per esempio, il percorso illuminista. E in realtà queste rivoluzioni ci insegnano che i diritti umani sono veramente un'esigenza universale dell'essere umano. A tal proposito chiederei un piccolo intervento dell'onorevole Mecacci, presidente della Commissione Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione dell'Europa. Grazie a voi, grazie ad Ilaria per questo invito e anche per questo libro, questo romanzo che ha scritto. E come avrete sentito stasera, una delle parole che ha usato di più Ilaria è stata ascoltare, ascolto. E il motivo per cui mi sono interessato, ho voluto scrivere anche qualcosa su questo libro, è perché nel momento in cui ho conosciuto Ilaria e mi ha presentato questo progetto, è evidente che si rispondeva a una necessità, che era una necessità della cittadinanza, dell'opinione pubblica italiana, ma anche della politica in generale, perché, e ne sono convinto, non ci può essere buona politica se non c'è capacità di ascoltare, se non c'è capacità di capire dalle persone che vivono in un paese che hanno dei problemi sociali quale sia la loro situazione. Allora, io mi ero occupato di Tunisia per un po' di anni con alcuni dissidenti che stavano, alcuni a Tunisi, altri all'estero. La Tunisia era un paese che, nonostante avesse un regime autoritario a partito unico con Ben Ali, aveva comunque ed ha per fortuna un tessuto sociale che è fatto anche di tante persone che si sono formate in Europa, all'estero, anche nel nostro paese, e che hanno fondato tante organizzazioni non governative che non si potevano occupare di politica ma si occupavano di questioni sociali. E quindi anche la transizione che sta facendo la Tunisia in questo momento va letta in modo diverso da quanto sta avvenendo in Libia, dove il regime di Gheddafi sostanzialmente aveva cancellato qualsiasi forma di corpo intermedio tra le tribù e la sua struttura di potere, o anche dalla situazione egiziana. Ma al di là di quello, quello che si capiva parlando con queste persone era che appunto il popolo tunisino, i cittadini tunisini erano, sembra strano doverlo dire, ma va detto, erano come noi. Sono persone che stanno a poche decine di chilometri dai nostri confini, fanno parte di un'area come quella del Mediterraneo che storicamente è stata unita e non divisa, quando noi nel corso degli ultimi decenni abbiamo costruito una politica europea che ha costruito il Mediterraneo come un muro che divideva il nord dal sud, come il muro di Berlino divideva l'Occidente dall'Unione Sovietica. Allora, con le rivolte, con le rivoluzioni, è caduto un muro, e quando cade un muro è evidente che quello che ci aspetta è difficile da prevedere se non si ha la capacità di essere presenti, dovendo necessariamente mutare radicalmente le politiche che sono state portate avanti fino ad oggi, perché è stato accennato, ma la politica dell'Occidente e dell'Europa e della Francia, dell'Italia, ma insomma nei giorni della rivoluzione il ministro degli esteri francese riceveva, andava a braccetto con Ben Ali, mentre le piazze di Tunisi si infiammavano. Dopodiché la politica è fatta così: dopo una settimana quel ministro viene dimesso e Sarkozy va a sostegno delle rivoluzioni, addirittura con l'intervento militare in Libia, e sappiamo poi quello che è accaduto. Allora,
scrivere un romanzo come questo, cercare di dare voce alle persone e raccontare delle storie personali, appunto, di persone che sono come noi, serve appunto a cercare di, come dire, di entrare in una realtà che purtroppo non conosciamo, perché non la conosciamo a livello politico se non attraverso i rapporti con le élite, e individua anche la necessità di sviluppare dei rapporti che siano tra persone, tra intellettuali, tra giornalisti, tra associazioni, tra attivisti, per cercare di un futuro che sia comune. Io sono stato recentemente di nuovo a Tunisi dopo aver partecipato al processo di osservazione elettorale, di elezioni che sono state democratiche, va detto, per quello che può essere la democrazia in un paese dove le istituzioni devono ancora essere costruite ed hanno bisogno naturalmente di consolidarsi, e ho riscontrato che ancora in realtà quello spirito di cambiamento è molto presente, perché vi è molta insofferenza anche rispetto alle nuove autorità, che hanno avuto comunque la maggioranza dei voti dei cittadini, e c'è anche un fermento di forze che si stanno cercando di riorganizzare, ad esempio anche attorno a figure che facevano parte del precedente sistema di governo, ma che facevano parte anche della borghesia di quel paese, della classe dirigente che comunque aveva portato avanti quel paese per tanti anni, e che adesso si trovano di fronte a questa sfida della modernizzazione, con un partito che è la maggioranza al governo, che sicuramente ha sostegno popolare ma non ha una grande esperienza di governo, anche perché il partito di Ennahdha ha avuto per lungo tempo tutta la sua leadership o all'estero o in prigione. Quindi il confronto anche con istituzioni democratiche da far funzionare è una sfida molto, molto presente. Quindi io penso che questo lavoro di ascolto e di presenza a fianco dei cittadini tunisini debba continuare, e debba appunto fondarsi su queste esigenze, su questi valori fondamentali che ci uniscono tutti e che sono arrivati adesso nel Nord Africa, come nel corso degli altri decenni hanno toccato altre parti del mondo, ma che non sono, come dire, mai un obiettivo che si raggiunge per sempre. Non vale per il nostro paese, non vale per l'Europa, dove vediamo come anche le istituzioni democratiche siano in difficoltà nel rispondere alle richieste, alle esigenze di benessere e di sviluppo dei nostri cittadini, e quindi credo che questo momento che stiamo vivendo dal punto di vista storico possa essere anche una grande occasione per riunire le due sponde del Mediterraneo, non per dividerle, farle diventare anche un'opportunità di continuare un dialogo e un percorso che va avanti da molti secoli e che purtroppo la politica ha interrotto. E speriamo che appunto non ci sia l'illusione di ricostruire nuove barriere, magari contro l'immigrazione clandestina, contro tutto ciò che ci fa paura, ignorando il fatto che appunto poi le esigenze e le richieste di libertà delle persone sono molto più forti delle politiche dei respingimenti, sono molto più forti delle politiche dei sostegni ai dittatori che magari pensiamo essere i nostri amici, e che invece occorre costruire insieme appunto sulla base della cooperazione, del rispetto reciproco, un mondo in cui si possa vivere nella sicurezza e nel benessere comune. Quindi davvero invito tutti a leggere questo romanzo, perché è un'occasione per cercare appunto attraverso questo racconto di sapere cosa pensa chi sta al di là del Mediterraneo, a poche decine di chilometri dalle nostre coste. Grazie. E colgo l'occasione della sua presenza e soprattutto del suo recente viaggio a Tunisi per aprire una piccola parentesi sull'attualità, sui recenti sviluppi. Nelle ultime settimane molti di voi probabilmente avranno letto i giornali anche della stampa internazionale. Abbiamo assistito a preoccupanti episodi di violenza in varie zone del paese, non soltanto a Tunisi, in varie città anche del nord, del centro del paese, al sud, con gruppi di salafiti che si sono scagliati con violenza contro intellettuali, donne e uomini di cultura, artisti, anche centri simbolici come sedi di sindacati, sedi di partiti politici progressisti. E questo fenomeno delle aggressioni, degli attacchi dei salafiti, è un fenomeno che
fino a pochi mesi fa era completamente inesistente in Tunisia. E appunto so che l'onorevole è appena rientrato da Tunisi e mi chiedevo quanto questo pericolo sia realmente presente giù e quanto in realtà sia ulteriormente frutto della strumentalizzazione dei media e della stampa, e soprattutto chi sono, cosa vogliono, cosa rivendicano e chi c'è dietro, se è possibile già avere una prima analisi di questo tipo al movimento dei salafiti. Ma come dicevo, quando si va verso la democrazia non c'è, come dire, una ricetta sicura per avere successo, e quindi nel momento in cui è crollato un regime politico come quello di Ben Ali, che era un regime a partito unico, si sono aperte, come dire, le strade per tutte le opzioni politiche, e l'opzione islamista radicale sicuramente è oggi nel mondo arabo un'opzione politica, come magari lo era l'estremismo marxista negli anni 70 in tante parti dell'Europa, come dire, movimenti antidemocratici per definizione, che cercavano anche attraverso la violenza di raggiungere il potere. Quindi nel momento in cui, ripeto, crolla un regime e si apre l'opzione politica, anche l'opzione estremista rientra nel novero delle possibilità. Quindi questo va letto come un fenomeno sicuramente non positivo, ma che, come dire, fa parte di un'evoluzione democratica e va affrontato con questa consapevolezza, cioè sapendo che si sconfiggono questi movimenti non con il ritorno all'autoritarismo, magari mettendo in galera le persone che semplicemente propugnano tesi antidemocratiche, eccetera, ma attraverso il confronto e dando la parola ai cittadini. Ora, i salafiti, insomma, ci sono tante speculazioni. Quello che è accaduto in questi ultimi giorni si affianca da un lato a questi episodi e questi scontri che ci sono stati a Sousse, a Monastir, anche alla Marsa, quindi nelle vicinanze di Tunisi, cosa che non era accaduta in precedenza, ma dalle analisi che ho potuto verificare anche sul terreno sembrano essere dovute anche a una certa, come dire, incapacità. Questo fosse diventata, come dire, oggettivamente degno di notizia anche per i media occidentali, perché quando noi sentiamo parlare di coprifuoco si pensa a una guerra che è in corso e che quindi le persone non possano uscire. Certo, non c'era una guerra, ci sono state delle operazioni di ordine pubblico che poi sono state messe in pratica, però con un atteggiamento, questa è la mia opinione personale, da parte dell'autorità che cerca di giocare una sorta di ruolo di terza parte, un po' super partes, rispetto da un lato a questi movimenti salafiti che hanno addirittura in alcuni casi assaltato delle sedi di polizia, e dall'altro lato quelli che sarebbero del partito contro Dio, che sarebbe una specie di, come dire, contraltare di questo movimento estremista. Ecco, in questo, come dire, si riconoscono anche i giochi della politica, per cui in una situazione del genere si tendono a far avere notizia a chi usa gli strumenti estremisti, e magari anche solo dal punto di vista retorico, oltre che dal punto di vista proprio fisico, per cercare appunto poi di avere un ruolo di pacificatore. Ed Ennahdha in qualche modo si propone con questo ruolo, giocando secondo me col fuoco, perché il non intervenire in modo adeguato a livello preventivo contro queste forme di estremismo, laddove appunto si trattava addirittura di una polemica nata per l'eventuale presenza di alcuni ritratti in un museo che in realtà poi questi quadri che avrebbero offeso l'Islam, eccetera, non erano neanche presenti in Tunisia. Ecco, lasciare che queste cose possano avere questo tipo di sviluppo è molto pericoloso, e devo dire che l'emergere di questo continuo ruolo nella società tunisina attraverso queste azioni dimostrative, che magari sono di gruppi di poche centinaia di persone, non è che parliamo di migliaia o di decine di migliaia di persone poi coinvolte,
sta facendo uscire anche un'esigenza di una risposta politica di tipo diverso, e proprio sabato scorso l'ex primo ministro Sebsi, che aveva guidato il governo di transizione dopo la rivoluzione, ha annunciato la nascita di un nuovo partito che si chiama The Call, la chiamata, che cerca di mettere insieme appunto esponenti anche politici che facevano parte del precedente regime politico con attivisti e democratici, diciamo, di ispirazione laica, con l'obiettivo di garantire la democrazia e la laicità dello Stato come risposta a questo tipo di sfida politica. Quindi è sicuramente una situazione in grande evoluzione, e con la speranza che appunto questa spirale di, come dire, di violenza e di risposta un po' straordinaria attraverso misure come quella del coprifuoco possa avere una fine abbastanza rapida. Grazie onorevole Mecacci. E un'ultima domanda a Ilaria, poi lascerei lo spazio all'ultima parte di lettura e a qualche domanda da parte del pubblico. E nel romanzo si evince chiaramente questo desiderio incontenibile di parlare, di raccontare, di dirsi e di denunciare le angherie, i soprusi subiti da parte di quasi tutte le persone che Sophie incontra. Ci sono persone che addirittura, anche solo scoprendo, sentendo un po' così, quasi per caso, che lei sta scrivendo un libro, è una giornalista, è una scrittrice, si avvicinano proprio e cercano di attirare la sua attenzione per poter avere voce in capitolo finalmente, dopo quasi 30 anni di silenzio, quasi 30 anni di paura, di terrore effettivamente, in questo stato di polizia che si era creato sotto la dittatura di Ben Ali. Che cosa cambia, se cambia qualcosa, dopo le elezioni del 23 ottobre? Perché la prima fase del romanzo, dicevamo, si svolge nel mese di agosto del 2011, quindi nei mesi della post-rivoluzione, dove c'è tanto fermento, tanta speranza, tante emozioni anche contrastanti nel popolo tunisino. E l'ultima parte del romanzo, l'ultimo capitolo, senza svelare particolari scottanti, e nell'ultima parte del romanzo Sophie torna subito dopo il voto del 23 ottobre e incontra alcuni degli interlocutori già incontrati in agosto, e forse qualcosa già inizia a cambiare. Subito dopo la rivoluzione, come quando si toglie comunque il tappo a una pentola a pressione, c'è l'esplosione di gioia che si respira. Il 14 febbraio 2012 è stato un giorno memorabile, un mese dopo la rivoluzione, il 14 gennaio ci fu alla vigilia della festa religiosa di El Mouled a San Valentino, e c'era questo tripudio di gioia, era veramente incontenibile. Piano piano, già nel periodo del Ramadan, si sente questo insieme di contraddizioni, di timori, di speranze già deluse, di paure, del lavoro che non torna, ed è il prosieguo di ogni rivoluzione. E qualche intellettuale, Matteo Mecacci l'ha sottolineato molto bene, lui stesso l'ha colto nell'introduzione, ma tanti cominciano a dire la rivoluzione non è un cagnolino da accarezzare, non è la democrazia un pranzo di gala, la democrazia non è che si insegna o si impara sui manuali, si costruisce come una relazione umana, con i momenti di stanchezza, con le contraddizioni, con i momenti di litigio, come qualsiasi relazione umana. E sono in molti personaggi, dal regista Murad Ben Sheikh a Moussef Seyem, il direttore dell'Istituto di Cultura Cartagine, che nel libro cominciano a dire: forse non vi siete resi conto di che cosa sia la democrazia. E allora, mentre è più facile essere uniti nel momento in cui c'è un nemico comune da battere, ad un certo punto nella fase di costruzione ovviamente cominciano le differenziazioni. La stampa, la cultura vive un momento di risveglio fortissimo, violento, a volte ad un certo punto lo stesso Sophie si chiede: ma dove erano tutti questi giornalisti che per 23 anni di regime sono stati zitti? Come hanno imparato a scrivere? Come può che uno stesso giornale in pochi mesi
tornare ad essere nuovo, un fiorire di arte, il fumetto d'autore che era un genere che non si era mai visto nel Maghreb, il primo rap che esplode, le clip americane che invece, come dire, vengono messe in sordina, perché nello stesso tempo c'è una rinascita di nazionalismo, di identità della canzone tradizionale tunisina, e nello stesso tempo questa, diciamo, musica rivoluzionaria. Quindi c'è un fermento di effervescenza. Dopo la rivoluzione, dopo le elezioni, che cosa succede? C'è il momento in cui si cerca di capire, e non è ancora chiaro, se si parla solo di risveglio o di una vera e propria rinascita, perché la rinascita si costruisce e un rinascimento non è detto che ci sia. Quindi è questa la scommessa sulla quale si gioca. Nel momento già del post elezioni c'è l'esasperarsi del contrasto tra i vincitori, Nahda, il partito religioso, la rinascita, peraltro nel termine, e i grandi sconfitti, cioè i laici alleati da una parte, che devono prendere una posizione difficile di dialogo, una sorta di compromesso storico in salsa tunisina, in qualche modo, se vogliamo dare un'espressione che ci ricorda la nostra tradizione. E non è un caso, perché un personaggio che incontra a sua fine l'ultimo capitolo, i giorni dell'attesa, non a caso intitolati così, cioè sono i giorni in cui si hanno già i risultati, ma la svolta non è una soluzione pret-à-porter, quindi di fatto sono ancora i giorni dell'attesa, anzi dell'attesa più difficile, della scommessa. Un personaggio che lei incontra le dice proprio questo: in fondo anche in Italia è stato così, dopo un regime sono ascesi due partiti confessionali, uno religioso, uno laico. Ed è forte perché in Tunisia c'è una tradizione laica molto forte rispetto al resto del mondo arabo, anche rispetto al mondo algerino, molto più forte, una tradizione che noi potremmo dire legata in qualche modo al socialismo, che ha una sua struttura, una sua storia, una sua importanza. E questo contrasto, queste delusioni, il lavoro che stenta a riprendere, si avverte. Il rischio che si comincia a intravedere solo alla fine del libro è che si vada al muro contro muro, cioè che ognuno esasperi il proprio credo in un momento di affermazione, che è peraltro abbastanza normale, cioè nel momento in cui non c'è un consolidato c'è bisogno di affermazione. E non è un caso, forse a noi italiani in particolare, più che ai francesi ricorderà qualcosa, che Nahda si sia divisa in correnti molto diverse. Quindi anche il tema dei salafiti, che per esempio nel libro emerge poco perché è ancora una questione acerba ai tempi del libro, è una questione molto difficile da capire, perché probabilmente dentro il Nahda ci sono tante anime. Ecco, e nel mondo culturale c'è un certo disordine creativo, cioè si fanno tante cose, forse un po' troppe, tutte a tema rivoluzione. Perché c'è il bisogno, lo dice proprio Murad Ben Sheikh in un passaggio, di creare un'iconografia della rivoluzione. Per quanto tempo ancora dovremo parlarne? Abbiamo bisogno di considerare che questo immaginario è consolidato, è strutturato, ci appartiene, quasi avessimo paura di perderlo e con il decadere, come dire, del tempo, perdere il senso della rivoluzione. Invece dobbiamo testimoniare anche a noi stessi, cioè creare una nostra memoria storica. Questa è un po' l'idea. Faccio l'ultima domanda. Sophie nel libro incontra molti intellettuali, donne e uomini di cultura, dissidenti politici, capi dell'opposizione che per anni sono rimasti in sordina, in silenzio, o addirittura molti sono stati costretti ad emigrare all'estero per poter lavorare, per poter continuare a testimoniare e portare avanti il loro messaggio autonomamente. Ora, e nel libro appunto questo è molto chiaro, molti personaggi stanno tornando, molti intellettuali che hanno lavorato all'estero stanno tornando in Tunisia, e addirittura c'è un nuovo fenomeno abbastanza inconsueto, c'è una nuova forma di immigrazione inversa, cioè alcuni cittadini europei, chiaramente esasperati dalla crisi economica e anche incuriositi da questo nuovo fermento, di questa nuova società così giovane, tutta da costruire, stanno decidendo di voltare le spalle, appunto un po' come fa Sofia all'inizio del romanzo, al vecchio continente, per trasferirsi nella riva nord nella riva sud del Mediterraneo, in Nord Africa. Può dirci qualcosa in merito a questo nuovo capovolgimento nord-sud?
Sì, dipende qual è il nord e qual è il sud, infatti forse le opportunità in questo momento stanno soprattutto al sud, dove in qualche modo c'è almeno vita e voglia di sognare. Ecco, io non so se la mia Sofia inaugurerà comunque una stagione diversa di immigrazione al contrario. C'è un bisogno di fare centro sul Mediterraneo, di riappartenere a questa culla comune di cultura. Ecco, di questa cittadinanza nuova, che non è una cittadinanza di stati e frontiere, ma è una cittadinanza di questa grande culla che è stata il Mediterraneo. E forse diciamo che nella scelta del romanzo c'è la decisione forte individuale di una donna che appunto decide di restare, vedremo che, perché, come, chi avrà voglia di leggere capirà che probabilmente Sofì non è quella che appare all'inizio del romanzo, forse non lo è più dopo questo viaggio. Però c'è anche un'immigrazione immaginaria, cioè un trasferirsi non fisicamente in un altro luogo, ma appartenere, ma attendere, ma lavorare insieme a un altro mondo, cioè creare un altro mondo che non si chiama più Italia, Tunisia, ma che si chiama mondo mediterraneo, declinato secondo delle nazionalità. In fondo ci sono già dei tentativi culturali in questo senso, voi saprete forse che nel 2013 ci sarà la Biennale dell'Arte del Mediterraneo. Ed è proprio questo tema che secondo me ci avvicinerà. Io credo, forse alcuni intellettuali, insomma Murad Ben Sheikh con me, Ahmed Afien, attore con me, che sono quasi tutte poi persone che hanno vissuto tra l'Italia, la Francia e la Tunisia, perché costretti in un periodo, come raccontano nel libro, ad andare altrove per lavorare. Stanno cominciando a pensare che non sia necessario avere solo una patria e che la cultura e il ruolo degli intellettuali sia proprio questo, cioè dove la politica ha oggettive difficoltà, non necessariamente incapacità, ma oggettive difficoltà, perché non è che si può creare un Parlamento comune mediterraneo, forse si potrà creare una commissione mediterranea che magari funzioni meglio di quella europea, diversa, però questo è uno spazio che ha bisogno di tempo. Gli intellettuali forse in questo senso possono giocare un ruolo importante. Lo scontro speriamo che non degeneri in violenza, è già un passo avanti però lo scontro, perché lo scontro vuol dire che la gente ha il coraggio di parlare e di confrontarsi. Dopo 23 anni di silenzio forse è un passo verso la democrazia. Io prima di passare la parola a te ci terrei a fare un ringraziamento, così poi mi piacerebbe che a parte il pubblico che naturalmente poi interverrà come vorrà, se vorrà, lascio concludere la serata alle parole del libro e alla musica, dopodiché mentre invece parliamo così più liberamente del dialogo possiamo anche aprire la finestra che finora non abbiamo potuto fare perché altrimenti le registrazioni non funzionano. Il mio ringraziamento va, cominciando nell'ordine cronologico degli incontri, a Matteo Mecacci innanzitutto, perché appunto è stato autore dell'introduzione di questo mio secondo scritto sulla Tunisia, ed è bello questa idea di lavorare insieme il mondo dell'intellettualità in qualche modo e della politica in un viaggio di confronto, ecco, che spero possa continuare, perché questo è comunque un piccolo esempio di incrocio, di dialogo, di interessi che convergono, e per questo infatti ho voluto la prefazione di un tunisino che conosce però bene l'Italia e che è il regista Murad Ben Sheikh. Grazie alla voce di Katiuscia Magliarisi, con la quale abbiamo condiviso un progetto sempre in qualche modo rivoluzionario, perché un calendario che si chiama 365D, cioè 365 giorni da donna, il cui proventi sono andati per la ricerca per il cancro, e quindi quest'idea dell'unione delle donne e delle rivoluzioni che non si fanno necessariamente per strada, ma con dei racconti e delle immagini dove era assolutamente censurato il corpo, ma le donne mostravano solo il volto. Quindi anche un messaggio in cui appunto la parola, l'ascolto, lo sguardo sia più importante della oggettivazione, della reificazione. Ecco. Lei è attrice, performer, ma è anche appunto giornalista e scrittrice, quindi diciamo che in questa multidisciplinarietà abbiamo trovato un luogo comune di confronto, e un grazie speciale a
Federica Racco, che tra l'altro è responsabile della versione italiana, della parte italiana di Bubble Med, che è un portale, un sito di cultura e di giornalismo che raccoglie appunto le componenti del Mediterraneo. Quindi è già un progetto, diciamo, che in tempi non sospetti, forse da un certo punto di vista, ha messo a frutto questa idea di comunicazione tra i popoli con contributi originali, cioè proprio con questa idea dell'ascolto, di non scrivere i pezzi sull'estero dal desk, come si dice in gergo. E in ultimo va ovviamente il ringraziamento alla Lidu, che io ho conosciuto nella rete meravigliosa dei libri grazie all'amico Nicola Magaletti, che ha qui presentato il suo libro La Bibbia dell'aspirante cittadino, che cito perché è comunque in linea sul tema dei diritti civili, del diritto alla cittadinanza, con un passaggio in particolare sul Mediterraneo, sull'idea di un'Europa che possa fondarsi su un modello anche diverso, cioè guardando al sud. Ovviamente il grazie speciale per questa ospitalità va al Presidente, all'Onorevole Alfredo Arpaia, all'Avvocato Scarpa che mi ha accolto in questa sede e all'Architetto De Rossi che ha collaborato con me in questa introduzione nel mondo dei diritti dell'uomo. Lascio adesso, diciamo, la parola a Katiuscia per l'ultima lettura e naturalmente poi a voi. Qui è un po' macchinoso. Soprattutto in Italia la guerra d'Algeria semplicemente non è un argomento. La signora mi guarda e sospira. Voglio raccontarti una storia di quando ero bambina. Ero nella proprietà terriera di mio nonno. Sotto avevamo delle casematte per dare ospitalità a chi cercava rifugio. Una domenica, mentre eravamo riuniti a pranzo, siamo stati circondati da soldati francesi che in un battibaleno hanno messo a suo quadro la casa, seminando il panico. Ero una bambina, ma non dimenticherò mai il terrore di quel giorno. Il capitano della squadra ha intuito che nascondevamo qualcuno, ma ha fatto finta di non vedere. A un certo punto ha battuto le mani, invitando i soldati ad andarsene. Non c'è nessuno qui. Mio nonno afferrò al volo 5 polli, dico 5, lo ricordo come fosse ora, e li diede al soldato. Mi sembrò un eroe e rimasi come stordita. Lo stesso giorno in un casale vicino fu presa una donna. Fa una pausa, sospira, lo sguardo in basso e le mani che si intrecciano per cercare conforto. Questa parte della storia sono venuta a saperla molto tempo dopo, quando ero ricoverata in un ospedale e un soldato francese, sentendo il mio nome in sala d'attesa, lo ha riconosciuto. All'epoca della guerra d'Algeria la nostra famiglia era molto nota, d'altra parte. Cerco di seguire il filo del racconto, che non trovo. Forse chi ha già vissuto la repressione in ogni rivoluzione rivive questa equazione a ripetere, perversa, di uomini contro altri uomini. Il ragazzo di allora, che io ho conosciuto vecchio, aveva intuito che per la donna si stava mettendo male e cercò di dissuadere i capi. La rassicurazione fu che dovevano solo interrogarlo, un interrogatorio pesante. La donna fu torchiata, le fu fatta bere acqua e sapone e l'urina dei suoi aguzzini. Poi venne picchiata, sodomizzata e infilata in un buco nel terreno, sotto il sole. Non contenti, i torturatori le misero sulla testa un coperchio di metallo. Sto perdendo di nuovo il filo. Sono incollata alla sedia e guardo questa elegante signora che fino a pochi minuti prima aveva rievocato i tempi antichi con nostalgia e ora non mi risparmia i particolari di una tortura. Il ragazzo che aveva preso le difese della donna il giorno dopo ne chiese notizie ai capi che, ridendo, gli risposero di guardare sotto il coperchio di metallo. Forse però la donna se n'è andata, disse il generale sghignazzando, per sempre. Quel soldato mi ha detto, a distanza di anni ho ancora la visione di quella ragazza ben presente davanti a me, in tutta la sua bellezza fiera, di voi berberi, con la pelle chiara, i capelli setosi e profondi occhi blu. Ma ogni volta che penso a lei un'altra immagine si sovrappone, quella deformata della tortura.
Le rivoluzioni sono quelle vissute dalle vittime, non raccontate dagli intellettuali, Sofì. A noi algerini hanno tolto perfino la possibilità di parlare nella nostra lingua, perché una generazione è stata costretta a studiare il francese abbandonando l'arabo. Abbiamo combattuto come tiratori scelti, carne da macello, una guerra per conto in favore del nostro invasore. Se non riesci ad avere un'idea di quanta rabbia generi l'umiliazione, non sono più sicura di sapere chi siano le vittime, quella di quella rivoluzione tunisina. Sento freddo e mi sento mortificata al pensiero di aver creduto di poter capire una rivoluzione quando non riesco neppure ad ascoltare la fantasia di una tortura. Mi stringo nello scialle bianco algerino che la mia amica mi ha prestato. Tienilo, mi fa piacere, è una lavorazione tipica, artigianale. Venerdì 12 agosto 2011. Per la registrazione. Io sono qui per ringraziare tutti della presenza a nome della LIDU, ma per ringraziare della sua presenza anche il direttore del centro socioculturale tunisino di Roma, che è qui presente. E lo ringrazio perché senza la sua presenza sarebbe stata un discorso autoreferenziale, cioè di italiani che si trovano su posizioni diverse ma che comunque disquisiscono sulla Tunisia. Invece il direttore, al direttore ho visto fare cose molto interessanti. Per esempio loro hanno aderito al programma sui diritti umani, sull'istruzione dei diritti umani dei bambini della LIDU. Quindi loro hanno un sabato e una domenica dedicata soprattutto ai bambini che imparano la lingua araba, imparano la cultura tunisina, che vivono in Italia, quindi sono di seconda, di terza generazione. Rimarcano la loro identità, perfettamente integrati nella società italiana, e in questo ambito ha voluto inserire il programma della LIDU, il programma scuola della LIDU sui diritti umani. Questo mi sembra un modo molto chiaro di gettare un ponte sul Mediterraneo. E poi ha chiesto alla LIDU di collaborare con il centro culturale socioculturale tunisino, anche per esempio per cercare di opera difficile, per cercare di rintracciare tanti che di sicuro hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, delle quali non si sa più nulla, e ci sono dei parenti, delle madri, delle sorelle, dei genitori che chiedono notizie. E devo dire che la risposta da parte del Ministero degli Interni italiane non è un granché, perché di alcuni, per esempio, sono state rintracciate le identità in filmati, si vedono barconi che sbarcano, si vedono gente che viene trasportata ai centri d'accoglienza, e qualche volta c'è i genitori, i parenti hanno riconosciuto loro congiunti, ma quando è stato interrogato il Ministero degli Interni italiano, presentando la lista dei nomi, è stato detto: nulla sappiamo di questi. Ora, non è possibile che non si sappia nulla dell'identità di quelli ricoverati, diciamo così, nei centri d'accoglienza. E quindi l'altro giorno, domenica scorsa, ci siamo recati lì a dare un riconoscimento a bambini che avevano fatto disegni molto significativi sui diritti umani. C'era una bambina, figlia di esiliati politici in un tempo, che ha disegnato un carcere, per esempio. O un'altra che ha disegnato un edificio con tre cupole nel quale c'era una mezzaluna, una croce e una stella di Davide, cose molto molto interessanti, e potremmo continuare perché ogni disegno aveva una sua caratteristica. E abbiamo
consegnato questo pezzo di carta ai bambini. Non l'abbiamo fatto al direttore e ci siamo riservati di farlo in questa circostanza proprio perché non vogliamo invadere lo spazio di presentazione del libro, per carità, ma questo è un modo per far vedere come in realtà questo lago mediterraneo, le comunicazioni in questo lago mediterraneo funzionino quando c'è un'istituzione come il Centro Socioculturale Tunisino con una direzione di questo tipo e che questi ragazzi, alcuni dei quali resteranno in Italia, altri resteranno in Tunisia, abbiano contezza esatta dei diritti umani, che quelli sanciti dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite del 48, che saranno minimali ma insomma sono fondamentali e non di meno, mi sembra cosa utile. Per cui il presidente Alfredo Arpaia, io non devo dimenticare dalla grande collaborazione, anche se il periodo era da 3 mesi che ci siamo conosciuti qui a Lido per motivo dei familiari dispersi, poi ci è allargato anche per quel concorso di disegno e tutto, ci sarà la possibilità di collaborare anche di nuovo. Vorrei dire anche per quanto riguarda dei tunisini dispersi, ultimamente dopo quell'incontro, grazie al video della Repubblica TV, hanno fatto vedere nel centro d'accoglienza 2 cittadini di quelli dispersi. Allora questo ha avuto anche un grande successo in Tunisia, però non abbiamo voluto dare la notizia sulle medie e tutto, perché stiamo collaborando con il governo italiano anche di maniera di rintracciare questi tunisini. Poi ci sarà quelli di 300 tunisini che sono andati dalla Tunisia dopo la rivolta, per questi 300 tunisini che il governo tunisino ha mandato l'impronta digitale, poi così di una maniera anche che non è approfondita, diremo, che hanno detto che non esistono, però dietro tutti questi 300 i loro familiari giù in Tunisia che stanno aspettando veramente almeno sappiano se sono vive oppure morti, per almeno calmarsi un po'. Comunque anche io voglio ringraziare anche Lido per questa grande collaborazione. Ho fatto anche un pensierino al nostro presidente, all'avvocato Riccardo, veramente su nome di tutti, anche le famiglie del Dartunsi, del centro socioculturale, e la ringrazio di nuovo anche per questa presenza. Grazie.